una partecipazione. Tanto più, e davvero chiudo, è la terza volta, quindi vi garantisco che chiudo, tanto più che c'è un punto di fondo. Noi siamo in una crisi democratica, siamo dentro a una crisi democratica. Lo dimostra sia la guerra e il ridisegno complessivo nel mondo che si basa sulla violenza e sul ritorno della guerra, con un aumento delle violenze che non ha precedenti, dagli uomini contro le donne o dai giovani con quello che sta avvenendo. Questa è quella cultura malata che porta alla guerra e che porta a considerare che le relazioni tra i rapporti sono basati sulla violenza. Ma siamo in una crisi democratica, se guardiamo anche il nostro paese, perché ormai più di metà dei cittadini italiani a votare non ci va, e questo significa che non si sente più rappresentato da nessuno. E allora noi la democrazia la dobbiamo difendere praticandola e mettendo al centro, col governo, con le imprese, con tutto il Parlamento, un elemento di fondo. Si deve ripartire dalla Costituzione, si deve ripartire dal lavoro, si deve ripartire dalla centralità delle persone. E noi questa battaglia abbiamo intenzione di farla, non solo perché abbiamo ragione, ma perché siamo convinti che così noi possiamo davvero rappresentare la maggioranza di questo Paese. Grazie.